Si è svolta ieri nel magnifico contesto di Baia Samuele la 7ª edizione del Junior Band Festival Yamaha. Erano 6 le orchestre partecipanti, tutti aderenti al progetto Orchestrando, provenienti da tutta la Sicilia ed esattamente la School Spirit dell'Istituto Comprensivo Casella di Pedara, in provincia di Catania, diretti dal maestro Alfio Platania. Il gruppo Orchestrando Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani, diretti dal maestro Nicolò Scavone. La CM Junior Band Yamaha Orchestrando 2.0 di Bivona, in provincia di Agrigento, diretti dal maestro Salvatore Cutrò. L'orchestra Orchestrando Nebrodi, che raggruppa parecchi paesi del Messinese, diretta dal maestro Salvatore Grimaldi. Orchestrando Castellumberto, in provincia di Messina, diretti dal maestro Vincenzo Cuticone. Orchestrando String di Bivona, diretti da Patrizia Ferruccio. Molto apprezzate le esibizioni dei giovani musicisti, molti dei quali accompagnati dai propri genitori, che visibilmente emozionati seguivano le performance dei loro figli. Abbiamo ascoltato il responsabile nazionale del progetto Yamaha, Riccardo Angelani, in rappresentanza dei maestri Salvatore Cutrò. Yamaha organizza questi eventi per dare possibilità a questi ragazzi iscritti ai nostri corsi di presentare i lavori fatti durante l'anno in quello che noi definiamo un saggio, ma più che un saggio, una vera e propria esibizione, un festival. Ogni anno facciamo 2 edizioni, una per l'area centro-nord e l'altra per l'area della Sicilia, perché in Sicilia ci sono tantissimi gruppi che hanno aderito a questa iniziativa. L'idea è che il prossimo anno di fare un grandissimo festival a livello nazionale sia con i gruppi del centro-nord che con i gruppi della Sicilia. Abbiamo il sito ufficiale della Yamaha su www.yamaha.com, nella sezione educazione musicale, c'è una pagina dedicata al progetto Orchestrando. Ovviamente social network con Facebook, Yamaha Class Band Official, dove si può recuperare tutte le informazioni sia per quanto riguarda gli eventi di Yamaha sia per quanto riguarda i corsi di formazione per l'insegnante. Un progetto che è partito con ragazzi, con bambini di 6, 7, 8 anni, che ha portato risultati eccezionali, perché molti di loro proseguono negli studi. È un'iniziativa, dicevo, lodevole, perché l'ho detto sempre, la prima cosa che mette in risalto questa metodologia è quella di far stare insieme tutti. Ragazzi che vanno dai 6 ai 10 anni, dagli 8 ai 12 anni e che diventano un gruppo perché crescono assieme, perché si formano assieme, perché questa metodologia li porta fin dal primo incontro a stare insieme, a crescere insieme, a formarsi insieme. Alla fine sono stati consegnati attestati di partecipazione e targhe ai maestri delle varie bande, anche dal responsabile europeo del progetto Orchestrando.